Ed eccolo l'angolo di paradiso della regione Abruzzo, uno dei tanti, perché questa è una regione piena di risorse. Il lago di Bomba al centro della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali di centro-sinistra per istituire qui una riserva naturale, una riserva che coinvolgerebbe ben 7 comuni. Un lago artificiale con un perimetro di 26 chilometri creato sul fiume Sangro da una diga posta sul territorio di Bomba, uno squarcio blu nel verde della valle su cui affacciano anche i comuni di Atessa, Colle di Mezzo, Pennadomo, Pietra Ferrazzana e Villa Santa Maria. Un tempo qui insistevano numerose strutture turistiche, ora ne è rimasta solamente una, attrezzata e stagionale, presa di mira da tante persone che arrivano da tutta Italia. Una sola perché nel tempo l'area è stata abbandonata e inspiegabilmente non sfruttata. È per recuperare il tempo perduto che i consiglieri regionali del centro-sinistra, riuniti nel Patto per l'Abruzzo, hanno presentato una proposta di legge che istituisca attorno al lago di Bomba una riserva naturale. Il lago di Bomba insiste in un'area che può essere facilmente collegata sia con la costa dei Trabocchi, sia, una volta completata, la Fondovalle Sangro, anche con il versante tirrenico. E non cogliere questa opportunità di valorizzazione turistica di questo angolo di paradiso, di questo territorio splendido, significa rinunciare ad un'opportunità di crescita che è l'unica che può assicurare sistematicamente e durevolmente sviluppo di questo territorio. Turismo, sviluppo sostenibile, valorizzazione, tutela del territorio, economie locali e transizione ecologica, i punti su cui si fonda la proposta illustrata e accolta da tutte le anime dell'opposizione regionale. Un territorio preziosissimo dal punto di vista naturalistico che nasce sul fiume Sangro e che può dare molto in questa zona, alle aree interne. Viviamo un contesto territoriale straordinario che può e deve essere attenzionato anche e soprattutto per uno sviluppo turistico maggiore. Il governo regionale riconfermato di Marsiglio non può che prendere atto dell'esigenza di difendere fortemente questi territori. Ricordo con i sindaci la battaglia sull'estrazione, che noi ovviamente combattiamo in questo luogo, ma anche quella, per esempio, per le royalty che riguardano l'idroelettrico. Oggi siamo a Bomba, diceva Silvio Spaventa in Parlamento, torniamo a Bomba nei suoi interventi, quando voleva parlare del suo territorio, voleva tornare dritto al punto, e così deve fare anche il centro-sinistra. Il sindaco di Colle di Mezzo, Cristian Simonetti, insieme ai colleghi degli altri comuni presenti, chiede con forza una svolta per questa zona, posta in un luogo strategico vicino al mare e ai grandi centri. È importante rilanciare questa situazione che per anni è rimasta in stallo, è stata in abbandono e si è degradata nel tempo. Siamo noi adesso i primi attori e principali responsabili di riavviare insieme all'amministrazione regionale questo progetto.